penultima giornata di gara sui campi in green set del Tennis Club Alghero. Si disputano oggi le semifinali dei vari tabelloni della 18ª edizione dei Sardinia Open, trofeo Tavoni, Uniqlo International Wheelchair Tennis Tour dell'ITF. Siamo qui con Marco Lelli, storico maestro del Tennis Club Alghero. L'importanza di una manifestazione sportiva di questo genere per i tuoi allievi, non solo dal punto di vista sportivo, ma anche sociale e culturale. Certo, sicuramente questa è una manifestazione che è già il 18esimo anno che noi ci proponiamo, sia come scuola tennis per quei ragazzi, per dare una mano al torneo, che come dirigenti a seguire una situazione per noi ormai meravigliosa da un punto di vista sportivo, che trascina non solo i nostri ragazzi in un mondo che loro inizialmente non conoscevano, ma anche i soci e gli abitanti stessi di Alghero, che vengono a questa manifestazione conoscendo degli aspetti dello sport e della vita privata di queste persone, chiaramente a noi sconosciuti per tanto tempo. E questo può essere un motivo di un'esperienza sia dal punto di vista dei ragazzi, personale, per sapere che ci sono un sacco di persone che non hanno avuto la fortuna che hanno loro e di conseguenza apprezzare quello che hanno, che non è poco. E sì, anche dal punto di vista della manifestazione in se stessa, culturale, perché è un coinvolgimento di molte persone, di molti ambienti, è piacevole assistere a un torneo di queste dimensioni internazionale con la partecipazione di anche 4 o 5 dei primi giocatori tra i numeri dei primi 10, quindi il livello è anche molto alto e quindi paragonabile anche, non dico mondiale, ma quasi. Non a caso questo torneo adesso è diventato uno dei più importanti a livello mondiale, anche se è un circuito minore, non è un mondiale ma un torneo internazionale di valore, quindi dobbiamo essere fieri di questa manifestazione e il fatto che siano 18 anni che scelgono la nostra location per proporla, e quindi viva, e speriamo che ci sia chiaramente un seguito sia per questo torneo internazionale, anche per i campionati minori come i campionati italiani a squadre, che è stata una manifestazione piacevolissima lo stesso, dove i nostri ragazzi intervengono sempre in massa, diciamo. Non dobbiamo stare neanche a convincerli molto, si propongono al volontariato tranquillamente e piacevolmente, pur avendola già conosciuta l'esperienza, ancora più volentieri. Quindi non solo quelli che conoscono per la prima volta, ma specialmente quelli che l'hanno già conosciuta, ritengono di riproporsi e di proporre chiaramente il loro volontariato per far sì che questa manifestazione riesca, come tutti gli anni è stato. E magari per chi vuole intraprendere la carriera
di tennista a più alti livelli anche imparano a lamentarsi un po' meno, a accettare con meno pretese, certo, le decisioni del giudice arbitro, gli orari, i campi, le palline, perché qui è abbastanza facile vedere un top 10 mondiale giocare all'una del pomeriggio con due spettatori sugli spalti con 35 gradi. Certo, indubbiamente, come dicevo poco fa, vedere questi ragazzi cimentarsi in mezzo al campo, specialmente per i nostri ragazzi della scuola, e capire che cos'è il sacrificio, cioè questi ragazzi veramente, pur essendo a livello mondiale, riescono a essere talmente semplici, talmente genuini e talmente dediti al sacrificio che i nostri ragazzi non hanno altro che da imparare da loro. E siamo qui con le giovani che aiutano a far sì che il torneo riesca al meglio, le giovani che abbiamo visto che hanno di riguardo per alcuni giocatori. Secondo te qual è il più carino del torneo? Ma al primo posto io metterei Evans Maripa, per me più bello. Per te? Per il secondo posto mettiamo Nicole Agma. Terzo? Gerard. Secondo te qual è il più carino? Fra i tre? No, anche un... Allora anch'io direi Nico, ma anche per la gentilezza. Cioè è un giocatore molto gentile, oltre che carino comunque, cioè ci tratta abbastanza bene, parla con noi e abbiamo molto dialogo con lui, diciamo. Poi comunque vorremmo anche menzionare dei giocatori che non sono presenti, però comunque abbiamo apprezzato a maggio, e sono Dani e Martin, della Spagna, sì. Ci sono rimasti dentro dei giocatori, sì, sì, per motivi particolari? No, però comunque sono stati simpatici con noi, abbiamo fatto molta amicizia comunque, anche al di fuori del campo. Ragazzi della Spagna, tornate, venite l'anno prossimo, perché c'è qualcuno che vi aspetta. E il Sardinia Open ha un nuovo fotografo ufficiale, una new entry, ha iniziato a fotografare questo sport ai campionati del mondo di maggio. Tu vieni dai motori, come ti sei trovato qui? Diciamo che mi sono trovato molto bene, ringrazio soprattutto voi Paolo, Alberto Corradi, Laura Pes, per avermi fatto entrare, diciamo, in questo mondo e anche in questa famiglia, che è una gran bella famiglia. Mi sono trovato benissimo, soprattutto uno sport emozionante, perché a giudicare il fatto che anch'io ho una sorella disabile, quindi mi viene tutto naturale, come se fossi a casa mia. Tu sei fotografo ufficiale del cartodromo di Alghero, quindi sì. motori, che differenza c'è per un fotografo spostarsi da due sport apparentemente così diversi? È abissale, perché comunque lì ci sono dei movimenti diversi, delle velocità diverse, altissime. Qua ovviamente parliamo di uno sport dove si gioca localizzato in un punto, quindi non devo spostarmi tantissimo come nei percorsi, nelle piste, correre da una parte all'altra, quindi è anche comodo. Però devo dire che è abbastanza veloce lo scopo del gioco, di cercare di fotografare, di beccare il tempo giusto, di prendere la pallina ovviamente il più possibile vicino alla racchetta, per rendere l'azione molto dinamica, altrimenti, non essendoci la pallina nel campo, durante lo scatto sarebbe molto statica. Quindi sicuramente qui prendi meno polvere e non devi litigare con qualche appassionato di troppo che magari si mette in qualche punto pericoloso di una curva per fare una foto spettacolare. Esatto, qua diciamo che me la prendo con tutta calma, non c'è polvere, diciamo il sole, sì, vabbè, però quello c'è dappertutto. Diciamo che la fotografia sportiva comprende un lavoro esterno, e quindi tutto qui. Niente. Diciamo a chi ci ascolta anche che tu sei disponibile per eventuali lavori sportivi, perché ormai hai un'esperienza per proporti a certi livelli. Esatto, sì, io cercherò di migliorare sempre di più il mio lavoro, la mia tecnica,
elaborare tantissimo, diciamo, la foto a livello professionale, cercando di, diciamo, di non stravolgerla troppo, di renderla più, diciamo, bella per tutti gli atleti, piloti, che vogliono acquistare o vogliono dei lavori in particolare sulle loro, sui loro campi o sul posto dove vogliono farmi lavorare, diciamo. Siamo qui con il fisioterapista ufficiale del torneo Marco Zannin. Marco, una figura ormai storica nel torneo. Beh, diciamo di sì. Intanto buongiorno a tutti. Io sono una figura storica in quanto dal primo Sardinia Open Alberto Corradi, l'organizzatore appunto del torneo, mi invitò per fare tutti i trattamenti fisioterapici per gli atleti partecipanti al torneo. E in questi 18 anni ne hai visto veramente tante. Beh sì, sai, i ragazzi che fanno il torneo sono affetti da diverse disabilità. Andiamo dai quelli prettamente neurologici, cioè coloro che hanno una paraplegia, tetraplegia, cioè hanno lesioni midollari importanti, da quelli invece prettamente, diciamo, ortopedici, che sono gli amputati, cioè coloro che hanno la mancanza di un arto e quindi sfruttano il tennis come se fossero assolutamente persone normali.
solo che la mancanza di un arto implica appunto l'utilizzo della sedia, mentre il paraplegico non ha assolutamente l'utilizzo degli arti e quindi fa il tennis in un altro sistema. E poi ci sono gli infortuni, quelli classici da sport, alcuni muscolari reali, altri magari che il giocatore si porta appresso a livello psicologico e ha sempre paura di rifarsi male. Sì, diciamo che questo discorso vale per l'ortopedico, nel senso che chi non ha paralisi, cioè per esempio gli amputati, hanno paura di farsi male perché comunque usando la protesi possono camminare, sai, un infortunio muscolare importante può impedirgli quello che è il loro sistema articolare, il loro sistema di gioco, di funzionalità muscolare. Invece il neurologico, il tetra, il para non hanno sensibilità e quindi non si accorgono di quelle che sono le problematiche che può avere una persona che invece ha la sensibilità. In tutti questi anni hai avuto accanto diversi colleghi, invece quest'anno sei proprio a capo di una squadra. Allora, no, non ho avuto diversi colleghi, ho sempre gestito il lavoro da solo, però quest'anno ci sono dei ragazzi che frequentano la scuola di fisioterapia a livello universitario e hanno approfittato appunto del torneo per fare della pratica. Chi fa l'università studia molto, però fa poca pratica. E allora sfruttano il Sardinia Open e la mia presenza per vedere tecniche riabilitative, tecniche manuali, posturali, proprio indirizzate a questi ragazzi. Senza fare nomi, hai visto qualcuno di questi ragazzi già pronto per un'eventuale 19ª edizione del Sardinia Open? Questo io non ti so rispondere a questa domanda. Sono ragazzi che stanno per laurearsi. Se tu mi dicessi se sono in grado di spiegarti le cose, sì. Se sono in grado di fare le cose, non lo so. Per un fisioterapista in crescita come sono loro, o comunque sia per chi vuole fare questo mestiere, qual è un consiglio che tu dai e qual è secondo te una cosa che invece non bisogna mai fare? Non bisogna mai fare quello di avere la presunzione di sapere tutto. Cioè tu non puoi avere la pretesa di poter fare una diagnosi, di fare il medico, di dire tu hai questo, ti faccio questo. Questo è l'errore più grande che uno possa fare. Invece il lavoro d'equipe è importante, essere assistiti da un'equipe medica, il fisiatra, l'ortopedico, il neurologo, come nel caso appunto dei ragazzi che fanno qua il torneo, con i quali condividere e preparare un programma riabilitativo, sia in campo neurologico che in campo ortopedico. Possiamo dare un'occhiata ai risultati per il tabellone maschile. Stefano De ha battuto Stefan Olson, che è stato squalificato sul risultato di 7-5-4-1. Domani Ude affronterà Nicolas Peifer, bravo a battere 6-4-6-3 il belga Joachim Gerard. Per il femminile, Katarina Krüger ha battuto Louise Charlotte Wilser Olsen 6-2-6-2 e domani affronterà Charlotte Famen, la francese vincente 6-3 4-6-7-6 contro la russa Victoria Lvova. Tanti i risultati, tante belle partite. Possiamo guardare il programma per la giornata di domani. Si inizierà alle 9.30 con la finale quad tra lo statunitense David Wagner, numero 1 delle classifiche mondiali, e il giovane tedesco Maximilian Laudan. A seguire, finale del doppio maschile con Stefan Oudet e Nicolas Peifer, i due francesi, che si affronteranno già nella finale del singolare, che affronteranno in doppio Joachim Gerard e Stefan Olsson, guarda caso proprio i due semifinalisti battuti in singolare. Si riprenderà poi alle 16 con la finale femminile, come detto, tra la tedesca Katarina Krüger e la francese Charlotte Femen, e a seguire grande conclusione con la finale del main draw maschile. Tutti poi sul centrale per la grande premiazione e appuntamento al prossimo anno per l'edizione numero 19 dei Sardinia Open.